Buongiorno, sono con la bici da ghiaia, direzione Cimabanche, perché mi trovo con, non ve lo dico neanche perché penso che l'avrò messo nel titolo, sarà una nuova conoscenza per me, perché dal vivo non li ho mai conosciuti, e oggi, finalmente, perché un video che provo a fare da 2 anni, l'ho già filmato un paio di volte e non sono mai stato convinto del risultato, non mi piaceva, perché è un giro classico, relativamente tranquillo, che si può prendere dall'Alto Adige, infatti loro stanno in Val Casies adesso ed è ideale perché partiamo da Cimabanche, così come da Cortina, che è a metà giro, e tutto l'Alto Cadore, dove passeremo anche per San Vito, Borca e Vodo. È un anello molto bello, senza salitone giganti, più un mangia e bevi, diciamo, che si può fare con una gravel o anche, forse ancora meglio, per essere proprio nel massimo del comfort, con una front da cross country che abbraccia un pochino la Valle Ampezzana e l'Alto Cadore a destra e a sinistra del Boide, proprio un anello totale di scoperta. Adesso vado dai bro che sono già là che mi aspettano, che sono un po' in ritardo. Sgravellati. Allora, adesso, per chi venisse dal lato Alta Tesina, stiamo continuando verso Ospitale, eccetera, e tra un pochino c'è il bivio per Podestagno a destra. Qua dove c'è questo spiazzo si va su alla derecha. Io in genere quando salgo da Cortina, infatti, cioè non mi spingo fino a Cimabanche, mi tiro direttamente qua dentro e da qua inizia tutto il loop. Sì. Allora, noi da adesso fino a Vodo di Cadore, ma poi comunque non rientriamo in ciclabile perché andiamo per un'altra strada fino a Borca, non la tocchiamo più la ciclabile. Deviazione panoramica a Podestagno. Se tu arrivi da sud passai di qua e per forza ti vedo. E quella là è la ciclabile. Esatto, è la sopra. Abbiamo attraversato la strada all'altezza della casa cantoniera e adesso c'è questa graziosa forestale che ci porta fino al tornante di Sant'Uberto. Qua, se volete acqua, la ciocia di Pian de Loa, la chioccia. È proprio bella. Pian de Loa, posto magico. E adesso, prima di giungere all'entrata del parco, siamo sulla stradina delle Cascatine di Fanes, si gira qua a destra, direzione Camping Olimpia. Ennesimo attraversamento del Boite, oggi facciamo tutto un su e giù intorno a lui, alla fine.
ma che questa poi alla fine, cioè anche senza troppa sbatta, è comunque un'alternativa alla ciclabile quasi, perché non sei così distante, sei parallelo, hai, alla fine c'è un attimo di salitina, ma è veramente molto più tranquilla, più bella, fresca. Quanti gradi ci sono? 19 gradi. Sogno. Se noi salissimo a destra invece si arriva al lago Ghedina e poi eccetera, invece noi andiamo dritti dove c'è obbligo cani al guinzaglio. È che mimetici. Si camuffano nella verdura. Ecco qua, io sinceramente una volta su 10 lo faccio in sella. Ah, ok, questa è una delle rampe. No, no, questo è solo un passaggio chiave. E qua bisogna proprio prendere l'inerzia giusta, sennò. No, ma con la mountain bike si fa benone. Con questa poi sono sempre un po'... Madonna, è proprio... Ah sì. Il gravel non esiste. Lunga vita al gravel. Insomma, come... Buongiorno. Qua c'è sempre un po' di liquido, partera. Qua ci sono un po' di tronchi saponati, qualche radice che sembra sia stata, che sembra sia stata unta col grasso tipo albero della cuccagna, però ci va. Trattone fotogenico assai. Rifornimento acqueo floreale a Cadin. Ecco, siamo usciti al Bob Bar, lì, adesso si fa un mini pezzetto di statale per andare fino a Mortisa, volendo si può anche scendere, però noi saliamo. Dritte dritte da dove sta uscendo il Discovery, into Mortisa. Giornata spettacolosa oggi. Il sentiero da prendere, ho detto sentiero, non una Volvo, è questo. Qua così. Qualche breve attimo di respiro prima della rampa della muerte, avanti. Si esce qui per di su, si va al Lago d'Ayal e invece noi scendiamo in direzione Pianozzes. Non riprende perché la Insta è scarica. Questo è il Lago Pianozze, dove adesso non so neanche se ci sono più. Una volta buttavano così tante trote che tu con la canna da pesca lanciavi l'amo senza neanche mettere l'esca e pescavi tipo giro di 15-20 secondi e avevi preso qualcosa.
cioè proprio erano tipo narcotizzate, non lo so. Le educavano alla bocco. Mari e monti. Esatto. E quindi noi adesso veniamo da di là e ci infiliamo per questa bellissima forestale qui e direzione Sokol. No. Alle spalle lì c'è il ponte di Sokol che porta anche a Piandalago. Primo bivio, i ronche. C'è il cartello San Vito di Cadore e noi lo seguiamo amabilmente. Frana del Sorapis con relativo invaso e lavori. Antelao che ieri ha fatto anche due fiocchi ma si sono sciolti. E sentierissimo qui. Ecco, adesso potremmo dire che inizia la salitozza più lunga. Non la più dura perché non è la più ripida. Però è più lunga sicuramente ed è comunque relativamente breve, il che vi fa capire che è proprio un giro molto amabile e divertente. Finita la salitozza, ecco la discesa. Ciao. Qua sostanzialmente un mangia e bevi con delle discese tipo questa che con la gravel vanno un attimo metabolizzate e gestite. Se le fai con una mountain bike, anche una front, stai una crema invece. E così, in un attimo, prima di accorgersene, si fa per dire, siamo al ponte di Giralba. Oggi dico siamo, perché siamo veramente... Non sono da solo, siamo in tre. Qua era venuto giù tutto con vaia. Superato Prassolio, direzione Lago di Mosigo, estremamente noto in tempi recenti per un passo dal cielo. Se volete qua c'è acqua. Ennesimo attraversamento del torrente Boite. Adesso siamo un attimo in contromano, ma pochi metri. Alla prima curva a destra si prende una forestale. Ecco qua, primo tornantozzo, San Vito Biche 1, 5. E questa si chiama la panoramica di San Vito. Penultima rampa della giornata fatta. Non so se avete notato che sto portando io a fare il giro, ma sono avanti loro perché sai che qua la gamba di bro vince. Oggi. E adesso direzione Serdes. Qua ci infiliamo a sinistra. All'incrocio di Villanova a destra, su dove c'è la fontana, per poco però, fino al bivio dell'Hotel San Leo. Eccolo qua, già finito. Qui il sentiero è molto bello, a parte il fatto che c'ho il carro, anzi no il carro, il deragliatore dietro, anche perché ho solo quello, che fa un rumore strano. A parte quello, the sentier. It's beautiful. Qui siamo sotto il cimitero di Borca. A destra si va la cascata e noi andiamo dritti. Dritti, dritti, direzione Mulino Varettoni.
Ora un po' Luca ci fa allenare, ha paura che arriviamo a casa con le gambe ancora fresche. Vedo troppo Spavaldi sempre davanti, io sono un po' spompatello. Adesso faccio il terrorismo psicologico, poi non è niente di che. Pianura. È un peccato perché sono così brevi ste rampe che Garminio non ti dice neanche la pendenza giusta. Dovrebbe essere un po' più rapido. L'umidità del Borneo qua, bordo strada perennemente muschiato, e il muretto al 27-28 quel che è, per cento in arrivo. Dai ragazzi, che diamine avete fatto la Zoncolan? È bella questa perché è progressiva. E a un certo punto dici, ah no, sta diventando ancora più ripida. Ma io credevo di essere in vacanza. Si fa guadagnare questa. C'è proprio quella sensazione della bici che ogni pedalata si ferma. È la bici che vuole andare indietro. Scorrevolezza zero. La strada è questa e noi si va di qua, direzione Lago di Vodo, che tanti neanche sanno che esista il Lago di Vodo, invece c'è, è qua sotto. Sono anche tornato indietro per darvi le indicazioni, se no che video faccio. Hanno anche aperto la diga oggi. Ecco, noi stiamo facendo un pezzo di antica strada regia alla destra, prima la statale e poi la ciclabile. Hopla. E da qua, a parte i rumori della mia bici, è un rientro. Sì, sì. Se fosse silenziato anche il mio cambio, questa pausa sarei proprio nell'iperuranio. E invece... superata Dogana Vecchia, ex confine Impero Austro-Ungarico, Austria e Italia, quindi a un pezzo Cadore. E via verso Cortina, si vola. Qua è inutile che ve lo dica, non ne parlo mai abbastanza, ma siamo sulla lunga via delle Dolomiti, ciclabilissima, Monaco-Venezia, sempre lei. Qua mi fa sempre molto ridere questa pseudo single track, inaspettato. Sì, questo è tipo il massimo dell'avventura. Questo è l'ormai diroccato trampolino olimpionico di Cortina. Vabbè, messo bene. Entering Cortina City again. Dai, giro concluso con ben 74 km, 1.442-1.450 dai, di dislivello, e la traccia è giù, poi interpretabile in vari modi, eccetera, eccetera. Con loro. Raga, ci rivedremo. È stata una figata stare sul canale di Luca Loro. Ma vi possiamo assicurare una cosa, che dal vivo è proprio com'è nei suoi video, e questa è una cosa bellissima. Anche loro. E ci rivedremo sempre con loro, però nel loro canale. Sì, abbiamo una traccia gravel proprio in Valpusteria, ci spostiamo di qualche chilometro. Dai, figata. E boh, basta, a posto così. Spero di aver ripreso tutto perché ero anche un po' in ansia da prestazione oggi, insomma, con i video, perché sono... del mestiere, sei un mestiere. Bene, alla prossima. Ciao, bye bye. Ciao ragazzi, ciao.